Don Ruben, giornata di Sant'Antonio, ci sono i cavalieri che come ogni anno partono al mattino alle 9 dopo una colazione sana, dobbiamo dire, si ritrovano qui per la benedizione per Sant'Antonio, ma ci sono anche i cagnolini che sono arrivati, chi ha portato il foraggio per i conigli, insomma una giornata dedicata a un santo, ma io direi anche dedicata agli uomini, perché ogni anno c'è la distribuzione anche del pane benedetto. Certo, è un gesto di solidarietà che si sente con questi gesti semplici, no? Come la condivisione del pane soprattutto, che non è altro se non la proiezione della celebrazione che è stata fatta prima, l'Eucaristia, che è il momento conviviale dove tutti ci incontriamo non soltanto per vivere il convivio, soprattutto per vivere quel momento particolare che stava molto a cuore a Sant'Antonio, la presenza di Dio, Dio stesso che si fa presente, in modo particolare per nutrirlo all'uomo e per fargli vedere all'uomo che nutrendosi da lui, lui può fare tante cose meravigliose, come il Vangelo di oggi, anche molto bello, molto particolare. Gli chiede all'uomo di cambiare la sua vita, non gli dice fa cose diverse, gli dice semplicemente riempi la tua vita della presenza di Dio, falla diventare un dono d'amore in modo che tu sia un piccolo Cristo. Quando vedano te, vedano Cristo che cammina e tu come Sant'Antonio così rende testimonianza della tua fede. Questo è quello che si rinnova ogni anno e ogni domenica anche nella celebrazione eucaristica è il Signore che ci dà la forza e ci dona la sua grazia e ci nutre per vivere meglio in questo mondo e per andare verso la vita eterna. Grazie soprattutto a Don Ruben per queste parole, per queste testimonianze che ogni giorno porta in questo piccolo libricino, tra l'altro storico dobbiamo dire, ma la storia si rinnova grazie a questi ragazzi e questi credo che sia importante. La presenza dei bambini senz'altro è molto importante sempre in ogni comunità, senz'altro non è che quando uno arriva in una parrocchia può fare tutto, piano piano si costruisce la comunità, piano piano si cresce intorno a loro, sono loro che ti fanno crescere, sono i bambini che ti attirano, sono loro che ti danno pensiero per dire che cosa fare, che cosa non fare. E di questo non bisogna trascurare anche una parola con i collaboratori, volontari, catechisti, ministri e tutte le persone che si danno da fare. Nel suo piccolo è sempre un contributo per rendere la comunità una piccola comunità parrocchiale che è il segno, il simbolo della Chiesa stessa che vuole vivere anche questo sinodo che ora si progetta, non si progetta a scoprire la nostra vita di fede nel nostro territorio e nelle nostre realtà. Grazie, buon Sant'Antonio ragazzi, buon Sant'Antonio a tutti. E passo anche da questo cagnolino che è la mia Carlottina, che è arrivata insieme alla mamma Elia e al babbo Baglioni, quindi insieme per questo Sant'Antonio. E poi vado dal Pistocchi, che come ogni anno, detto prima con Don Ruben, loro si ritrovano con suo figlio, naturalmente con tutti gli altri, al mattino per una sana colazione. E poi si parte, però naturalmente è l'occasione, diceva prima Don Ruben, il conviviale, no? Cioè ritrovarsi insieme e condividere tante cose. Di condividere con gli amici questa giornata, di fare un pranzo, una colazione tutti insieme, e i soliti amici insomma, che si regge ancora per questi percorsi, insomma, questi girati. Dove siete andati stamattina con tutti questi cavalli? Allora noi abbiamo fatto Marcena, Poggio Tondo, la chiesa di come si chiama? La chiesa là, di Valloni, la chiesa Valloni, le Lastre, ritornato qui al castello. Abbiamo fatto dentro il castello e poi siamo scesi giù alla benedizione. Scusami, ma perché c'hai il cavallo più basso di tutti, il tuo babbo? Molta meglio almeno. Perché sono più vecchio e non faccio più a salire nei cavalli. Allora, come si chiama? Ridimmelo tutti. Questo è Botero, un Botero che si terrà fino che vive con Paolo, con Menzo. Questo si terrà sempre. Allora un grazie naturalmente a tutti coloro che ogni anno arrivano, quest'anno è andata meglio, non sono bagnati, come vedete qualche altra volta avete trovato di tutto proprio quando siete venuti, pioggia, fango di tutti i giorni, invece oggi sembra che sia stata una bella giornata, no? Già va bene, era caldo, insomma si stava bene. Scusate, ma soltanto per Sant'Antonio andate in giro o invece no? No, qualche domenica facciamo anche delle girate, ma non tutti così, ecco. Se si trova due o tre, la maggior parte, è difficile spostarsi con i mezzi, con i cose, però perché queste sono tutte persone che vengono di fuori, non è che vengono di qui, Castiglion Fiorentino, vengono dalla nave giù. Vengono perché c'è il salame e il prosciutto buono, l'abbiamo capito naturalmente, è vero o no? E si vede i veri amici, qui si vede veramente i veri amici che sono venuti, invece tanti dicono sì, poi no, capito perché, non so perché.
Salutiamo Paolo Pistocchi e anche i suoi amici cavalieri, anche loro faranno parte del pranzo che si tiene come ogni anno a Sant'Antonio al Circolo Ricreativo Castelnovese. Qui si rinnova un'antica tradizione, quella che seguiva lo scambio dell'estate durante la battitura. Per Sant'Antonio i Capoccia erano ospiti di una famiglia. Adesso la famiglia si è allargata, ma le famiglie continuano naturalmente di anno in anno ad organizzare questo incontro. Ed è naturalmente un incontro su invito. Attenzione però, portate piatti, bicchieri e stoviglie proprio come una volta, perché una volta in una casa c'era la stoviglia semplicemente per la famiglia e allora ogni capoccia si procurava da sé ciò che serviva per un buon pranzo. Oggi succede lo stesso. No, ma io sono curiosa, scusa, ma che c'hai qui dentro? I piatti. Come c'hai i piatti? Perché bisogna portare qualcosa? Certo, certo che bisogna portare i piatti, i bicchieri, le posate, tutto. E le medicine. Ma te la sapevi questa cosa o invece ti è capitato che... No, era il primo anno che non lo sapevo, che sono venuta senza niente. Poi ho mangiato su piatti di plastica perché ce l'avevo. Francioni, sei arrivato, ma è sempre una bella storia questa di Castelnuovo, no? Si ripete fortunatamente tutti gli anni, come si sa, a scalare famiglie, gruppi di famiglie, e tutti gli anni ci ritroviamo qui a festeggiare questo giorno. Senti, a te quando ti è toccato? Credo che ci sarò fra poco, perché sono diversi anni che non l'ho fatto, perciò ci si avvicina. E Pasquale, allora i piatti sono sempre quelli di quelli quando con la Bonella a casa tua li invitavi o no? Ci saranno qualche d'uno ancora. Una volta venivano anche a casa tua? Sì, si invitava, sì. Questa era una ventina, ora siamo... Ma veramente allora chi faceva i contadini, ora... Gli amici, sono morti tutti. Ma nonostante tutto, Pasquale, nel cuore è rimasto un contadino, sì, una persona vera, no? Sì, quello sì, lo puoi dire forte. Sono andato per fare il contadino, ma purtroppo rodarrori non è rimasto niente. Ma è rimasto, vedi, l'amicizia, grande. E questa volta le famiglie sono anche quelle dei Cincinelli, è vero? Sì, questa volta ci siamo anche noi. Sì, ma tu ci hai portato più giovane, Io ho i giovani, c'è Matteo che serve con la fidanzata, perché sono tradizioni belle queste, no? Da poter continuare, da fare proprio il passaggio generazionale anche su queste cose. Che credo che sia veramente importante. È importantissimo, altrimenti cioè, i valori poi come si fa a portarli avanti? Invece sono fondamentali. Magari lì per lì i giovani un po', ma io, ma qua, ma là, però dopo... Quando ci sono è piacevole anche per loro, sì.